sia concesso l'onore, signori consiglieri, signor governatore, di esporvi una proposta per salvare la nazione, secondo prudenza e secondo ragione. Oggi nella nostra città di Dublino il popolo langue, la ricchezza è in declino. Folle cenciose di bimbi mendicanti, avvinghiati alle gambe dei passanti, si trascinano coi piedi insanguinati, sbavando addosso come cani affamati. Facciamoci misteri, per noi è impossibile introdurli nei mestieri, impiegarli in manifattura o in opere di agricoltura, o in opere di agricoltura. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Prima di 18 anni un ragazzo è una merce invendibile, mentre è incredibile la quantità di beni che riesce a consumare in cenci, scarpe, roba da mangiare. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Testimonianza americana, pare che un bimbo di un anno appena, se ben nutrito da una madre sana, sia un cibo delizioso e nutriente per il palato di molta gente. Ho calcolato in modo approssimato bambino che si è appena nato pesa soltanto 12 libbre, ma dopo un anno di allattamento raddoppia il peso ed è un investimento. Perché si alleva senza spese un figlio col solo latte che la madre espande, mentre per allevare un maiale ci vogliono tante ghiande, erba per un coniglio, fieno per i vitelli ed un fucile per gli uccelli. Tutto calcolare che la spesa per il mangiare di un figlio di mendicante, di contadino, di bracciante, non supera 2 scellini, 3 per i gemellini. Nel periodo seguente lo stato di lattante, cioè finché matura la carne e il peso della creatura, la carne e il peso della creatura. Thank you.
bimbo grasso può costare 10 scellini sul mercato, e ogni macellazione può portare 10 scellini di guadagno netto sotto un povero tetto, sotto un povero tetto. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Sarà un cibo caro, questo è vero, ma ornerà la mensa dei fondiari, dei benestanti, dei ricchi non avari, sollevando i bilanci familiari del popolo minuto non meno di un aumento dei salari. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Questa è la mia modesta proposta che sottopongo all'attenzione vostra, che sottopongo all'attenzione vostra. Macellazioni regolari, macellazioni regolari, distribuzione dei denari, distribuzione dei denari.